Buongiorno a tutti, ben trovati a questa nuova live sulla fanpage gerardopaterna.com. Spero che tutto proceda bene dopo queste settimane, insomma, di reclusione forzata e che dalle vostre trincee digitali, insomma, le attività in qualche modo continuino a proseguire. La live di oggi, spero, insomma, confido che sia interessante. Avremo tre ospiti molto importanti con i quali parleremo di digitalizzazione delle agenzie immobiliari. Parleremo di trend e di scenari legati al mercato immobiliare, insomma, che ci attende. Parleremo anche di un segmento particolare del mercato immobiliare che è il co-working, che è una cosa che mi sta, un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. E avremo, come sempre, ospiti di assoluto primo piano, quindi per la parte digitale Diego Caponigro di Regold, per la parte dati e scenari anche Luca Rossetto, CEO di Casa IT, e per la parte co-working avremo Luca Pasqualotto, board member di Copernico, che è uno dei principali operatori nel nostro paese, di fatto con un sacco di location operative. Io adesso mi rimpicciolisco, sembrerà strano, mi riduco per presentare quindi, insomma, i nostri ospiti, e quindi partiamo subito da Luca Rossetto di casa.it. Buongiorno Luca, grazie per essere con noi. Grazie a te, grazie a voi e buongiorno a tutti i reclusi, fra le mura di casa e che cercano di rimanere produttivi. Diego Caponigro, CEO di Regold. Ciao Diego, Ciao, ciao a buongiorno, tutti. ben trovato. Ciao, buongiorno. E Luca Pasqualotto, eccolo, di Buon Copernico. pomeriggio a tutti. Grazie. Grazie Gerardo dell'invito e grazie a tutti dell'ascolto. Molto bene. Allora, io lancio subito una provocazione. Sto lanciando nelle varie live dei gruppi chiusi agli agenti immobiliari in queste settimane, e dico questo: è chiaro che auspichiamo che il lockdown finisca domani mattina, ma nell'ipotesi che, insomma, durasse per sempre, avete una strategia? Non toccate ferro che vi vedo. Avete una strategia per portare avanti le vostre attività non per sopravvivere, ma per farle fatturare? Riflettiamo su questo, perché dobbiamo collezionare i casi positivi di agenti immobiliari che stanno comunque facendo attività e portando a casa risultati, nonostante, insomma, il momento che non è assolutamente facile. Immergersi un po' in questo brodo di difficoltà ci aiuta sicuramente a così pianificare meglio quelle che possono essere le nostre attività e i nostri obiettivi dei prossimi mesi. Quindi partiamo da quello che c'è, da quello che possiamo controllare, perché quello che non possiamo controllare, ahimè, insomma, sfugge di fatto, ma il nostro quotidiano e le nostre attività sicuramente possiamo controllare, e su quelle dobbiamo andare a lavorare. Allora, insomma, recitata questa messa a cui tengo particolarmente, inizierei a rompere il ghiaccio chiedendo un po' di tendenze a Luca Rossetto di casa.it. In questa settimana abbiamo assistito, insomma, allo snocciolamento di numeri e previsioni coraggiose, perché, insomma, fare così, raccontare numeri in un contesto che non abbiamo mai vissuto, sicuramente, insomma, è pericoloso. Con Luca Rossetto di Casa IT, più che di numeri, quindi vorrei parlare di trend, capire cosa ci suggerisce il comportamento degli internauti, degli utenti che vanno su Casa IT a fare ricerche. Luca, è una domanda aperta, ma abbiamo tempo, quindi ti lascio libero. Va bene, cercherò di non dare i numeri come invece molti di noi fanno perché insomma è una riflessione che è un tentativo di risposta a una domanda che vale 1 miliardo di miliardi di euro. Allora, da sempre, o meglio, negli ultimi anni, una quota importante delle ricerche di casa sul nostro portale era orientata alla ricerca di una casa più grande. Il 36%, quindi un po' più di una ricerca su tre, era legata a una casa più grande. Questo lo vediamo dal trend in relativo rispetto alle serie storiche precedenti e a delle indagini di mercato che noi facciamo sui consumatori e ricercatori di casa sistematicamente, al di là di quello che ci dice il portale. Quindi usiamo più punti di vista per triangolare delle tendenze. Ora, questa tendenza rispetto al numero di stanze, ad esempio, sulle grandi città, sta accentuandosi, nel senso che
avere scoperto per molti la casa come un luogo di lavoro, l'esigenza di avere una stanza in più per lavorare, che nell'ultima rilevazione precedente alla crisi riguardava il 7% dei consumatori, è in chiara crescita. Ora, questi sono i desideri, nel senso che la ricerca sul portale esprime i desiderata o dei desiderata ragionati. Poi c'è il tema del riesco a farlo, posso permettermelo, trovo una soluzione. E questo però è legato purtroppo a variabili esogene, perché la tenuta del fronte occupazionale sarà il cuore per il mercato immobiliare dal mio punto di vista. Nel senso che ci sarà un sacco di liquidità in cerca di impieghi a bassissimi tassi. Il tema è quanta gente conserva ancora un reddito sufficiente per essere mutuabile, per dirla in termini semplici. E questo è un elemento primario della politica economica della fase 2 e della fase 3. Perché la fase 2 sarà rimettere il naso fuori di casa, capire cosa succede, e la fase 3 è adottare strategie, come dici tu, che prevedano modalità di lavorare diverse. Quindi, prima cosa, da sempre la gente, una persona su tre cerca una casa più grande, oggi questa tendenza si è accentuata. Seconda tendenza, nelle prime 4 settimane dalla quarantena abbiamo avuto un calo intorno al 40-45% delle ricerche sul portale. Ovvio, i problemi sono altri. Da 2 settimane a questa parte stiamo assistendo a un importante recupero, per cui il traffico è cresciuto nelle ultime 10 giorni di circa un terzo rispetto al periodo precedente. Attenzione, nessun ottimismo, sto citando un dato nudo e crudo, ma che ci dice che l'interesse verso un oggetto che va un po' al di là della congiuntura è un interesse che permane. Diciamo che siamo meno volatili di altri settori. Guardavo i dati del settore automobilistico, sono fantascientifici nella loro verticalità, non c'è scampo, ecco. Però la casa ha chiaramente un significato diverso. Quindi, prima tendenza è: voglio più spazio perché ho scoperto quel luogo per lavorare, con una varietà di situazioni diverse tra, diciamo, Milano centro e Vigliano Biellese periferia, che è da dove vi parlo, quindi non abbiamo... Qui lo smart working lo facciamo abbastanza in pochi, anche perché è un paese molto piccolo. La riscoperta del valore della casa, credo che se ne sia parlato molto, come luogo dove, come dire, un po' in controtendenza rispetto ai millennial, no? I millennial, la casa è un luogo puramente funzionale, poi te ne vai ovunque, in spazi condivisi. Domanda, spazi condivisi quali e quando? E un'altra tendenza che rileviamo, che non è quella delle ricerche soltanto, è una crescita verticale dell'utilizzo di strumenti che questa crisi, questa situazione ha semplicemente posto in primo piano, che è la visita virtuale della casa. Ora, prima di acquistare una casa, ogni nostro agente immobiliare ci insegna che generalmente deve vederla il marito, forse, la moglie sicuramente, talvolta la suocera. Un po' uno stereotipo per drammatizzare. Però la prima visita è un qualcosa di intermedio fra una mera visita al portale e un investimento importante sia per la gente sia per la persona di recarsi fisicamente in questo luogo. Noi, tra l'altro, questo servizio basato su foto bidimensionali, quindi normali, l'abbiamo sviluppato a partire dal 10 marzo, perché ci siamo resi conto che avevamo un sacco di clienti con delle fotografie già fatte con una tecnologia standard e una minoranza aveva la tecnologia 360. Il team ha lavorato sodo e oggi siamo riusciti a confezionare qualche cosa che ben si adatta a un contesto particolare, ma che può rendere più efficiente anche il lavoro futuro. Quindi questa è un'altra tendenza. Tipo di servizi i consumatori tendono a cercare quando si interfacciano con un portale? Ok, quindi insomma, diciamo che il riavvio del numero di visite non ci fa pensare a quello che è capitato in Cina, poi nel mercato retail, a questo fenomeno chiamato revenge spending, quindi insomma lo shopping di vendetta, no? Dopo la reclusione, però insomma in qualche modo ci lascia ben sperare sul fatto che c'è comunque interesse, c'è un mercato là fuori che comunque esiste e ci sono persone interessate
in qualche misura all'acquisto. Una domanda invece un po' più, meno istituzionale. Allora, io so che in casa.it ci sono circa 130 persone occupate. Come state vivendo, come stai vivendo queste settimane di smart working? O di telelavoro, perché poi ci facciamo spiegare anche insomma, la differenza da Luca Pasqualotto. Guarda, in un contesto che è assolutamente sorprendente e negativo, le stiamo vivendo molto bene. Noi abbiamo tutte le persone al lavoro, ciascuno per i propri ruoli. Citavo prima lo sviluppo di prodotto che sta lavorando su altri prodotti da sfornare nelle prossime settimane. I commerciali che stanno facendo un lavoro di consulenza vera e anche di supporto in un momento di straordinaria incertezza ai nostri clienti. Il team sta rispondendo benissimo, sottolineo che non abbiamo fatto ricorso in nessun caso e per nessuno agli strumenti pienamente messi a disposizione del governo, perché siamo completamente produttivi. Ci siamo scoperti un'azienda virtualizzabile al 100%. Attenzione, il valore della relazione, il valore di essere in un team, il valore di un caffè fisico, non solo quello virtuale, che tutte le mattine alle 11 invece condividiamo in una piattaforma, è fortissimo. Però è stata una prova dura, una prova sorprendente che le persone di casa.it stanno superando a pieni voti. Insomma, ci hai già raccontato un paio di cose interessanti. La prima è che comunque vi siete insomma attrezzati con lavoro a distanza, quindi anche da un punto di vista dell'implementazione tecnologica eravate già pronti o quasi. E la seconda invece ancora più interessante riguarda il caffè, quindi la gestione del team che in qualche modo va coltivata sia in termini diciamo emotivi che produttivi. Sì, non voglio fare il verso a tante valutazioni ed esperienze qualificatissime che ho visto nelle diverse piattaforme, su LinkedIn, voi stessi, però il valore della comunicazione sintetica, anche informale, anche il caffè virtuale al mattino, nel quale io ogni tanto piombo dentro, come piombano dentro tutti i colleghi, è fortissimo. E anche il far sentire un legame e un'attenzione forte alle condizioni delle persone. Noi siamo pur sempre un'azienda, però abbiamo assicurato tutti i familiari dei nostri dipendenti e i nostri dipendenti contro il Covid-19, che è una cosa che pensiamo sia doverosa. È un prodotto che è stato reso disponibile sul mercato, l'abbiamo adottato immediatamente. L'avete fatto subito, infatti. Io ricordo un post in cui avevate annunciato questa copertura assicurativa, ma credo immediatamente, insomma, successiva. Sì, esatto. Bene. No, molto interessante. C'è un grande valore nell'essere una famiglia è troppo, perché io credo che il lavoro sia un'altra cosa, la famiglia ha valenze diverse, però un gruppo di persone che condividono non soltanto un budget, un EBITDA e degli obiettivi commerciali, ma anche, come dire, un volersi bene gli uni gli altri. Questo è positivo. È bello questo periodo perché insomma, le aziende stanno tutte, devo dire, rivelando anche quell'aspetto umano che di solito, insomma, viene un po' nascosto, no? Dalla grandezza del brand. In realtà questo tipo di narrazione vi rende anche più veri e in qualche modo più vicini alle persone che poi, insomma, utilizzano anche i vostri servizi, e vale un po' per tutte le aziende che sono quantomeno presenti qui in questo momento. Allora, Luca Pasqualotto, io non per ultimo ti vorrei tenere però in coda, perché con te vorrei sviluppare discorsi impegnativi, quindi scaldi fuori. Volevo andare un attimo su Diego Caponigro, che vabbè, insomma, è un amico, è un partner su tante attività, ed oggi è nella veste di, insomma, interrogato più che di inquisitore. Ecco, Diego, quindi parliamo un attimo di Regold. Parliamo di Regold e parliamo di cosa ha fatto, ecco, nel concreto Regold per gli agenti immobiliari. Ricordiamolo, è un marketplace votato al digitale che insomma offre una serie di servizi agli agenti immobiliari proprio per la gestione di tutta quella parte
dell'attività che è quella un po' più noiosa, che non ha a che fare con la relazionale, ma con la parte burocratica degli adempimenti e ultimamente anche più operativa. Diego. Sì, grazie innanzitutto per la domanda. Volevo dire una cosa anche a Luca, mi rivedo molto in quello che lui ha detto e per quello che mi riguarda posso dire che come regolo, quello che mi ha colpito ad esempio delle persone che lavorano nel nostro team è il grandissimo senso di responsabilità che si è creato senza che ci fosse chissà quale richiesta specifica, quindi questo lo rivedo molto nelle aziende sane, animate da sani principi, quindi faccio i complimenti a Luca e li faccio anche ai miei ragazzi che in questo momento ci stanno guardando. Detto questo, cosa ha fatto Legol? Beh, bellissima domanda, perché ovviamente è un periodo difficilissimo per le agenzie immobiliari, noi ovviamente siamo operativi anche se abbiamo subito il contraccolpo, bisogna dirlo, come vedere, perché siamo strettamente collegati all'operatività dell'agente immobiliare che in questo periodo fa di fatto fatica a incassare, a chiudere ad esempio contratti, no? In questo senso. Cosa abbiamo fatto? La prima cosa che abbiamo fatto è quella comunque di abbassare i prezzi di listino in front-end, quindi sul sito internet, per permettere a tutti comunque di acquistare, chi ne avesse bisogno, di acquistare servizi a un prezzo nettamente più basso rispetto a quello che diciamo proponiamo durante l'anno. Quindi questo è il primissimo passo che abbiamo fatto ed è stato anche tra virgolette doveroso, ci siamo sentiti in dovere di fare questo. Il secondo passo è stato quello di adoperarci per migliorare sempre di più i servizi. Non a caso abbiamo inserito un servizio nuovo, che lo cito, è quello della riduzione del canone di locazione. Sai che noi all'interno dei nostri servizi abbiamo le registrazioni dei contratti in via telematica e la riduzione del canone di locazione è un'esigenza che ovviamente è venuta fuori in questo periodo e sempre di più. E quindi ci siamo adoperati per creare questo nuovo servizio che sta andando benissimo e vediamo che comunque tantissimi agenti immobiliari si sono adoperati per contattare i propri clienti, quindi i proprietari, magari anche gli inquilini, per cercare di fare questa riduzione sui canoni di locazione. Quindi questo è molto positivo. È una delle attività in più che stanno facendo gli agenti immobiliari. Altra cosa importante, abbiamo migliorato ad esempio un altro servizio molto importante in questo periodo, che è la firma elettronica a distanza. Lo abbiamo migliorato sia in termini di processo digitale sia in termini di sicurezza e lo abbiamo reso ancora più semplice da utilizzare. Questo è importante perché permette all'agente immobiliare anche comodamente da casa di chiudere contratti, quindi prendere un incarico, concludere una proposta d'acquisto, fare un preliminare, concludere un preliminare di compravendita e quindi incassare delle provvigioni, che in questo periodo è fondamentale. Okay, altra cosa. Ti posso interrompere su una questione importante? Allora, in queste giornate, insomma, sono a confronto con tanti agenti immobiliari, no? Io non sono un esperto di firma digitale, di firma elettronica, di firma elettronica qualificata o di videofirma, ecco. Però ho sentito da un lato alcuni agenti entusiasti in generale, ecco, adesso non dico anche della tua firma, ma del concetto di firma digitale. Qualcuno solleva questioni invece sulla opponibilità della firma digitale, quindi su un incarico, su una proposta di acquisto, su un preliminare nei confronti dei terzi. Insomma, io, visto che sei qua, vorrei approfittarne e insomma chiederti se ci puoi dare un minimo, ecco, di delucidazione sulle differenze, ecco. Bellissima domanda, perché anch'io ne ho sentite di ogni in questi giorni e faccio un piccolo passo indietro, nel senso che molti confondono la firma digitale con la firma elettronica. Sono due tipologie di firme completamente differenti, nel senso che la firma digitale serve per firmare documenti che generalmente vengono mandati alla pubblica amministrazione oppure per gli atti pubblici. Quindi quando io devo mandare un documento in Camera di Commercio lo firmo digitalmente e questa tipologia di firma prevede un'identificazione con un operatore che di solito è una certification authority, è sempre una certification authority della verità, che rilascia dei certificati, quindi su un documento ad esempio in PDF noi tutti, se dotati di firma digitale, possiamo inviarlo alla pubblica amministrazione oppure ad esempio, cosa che non viene mai usata, si può utilizzare per gli atti pubblici, quindi per un rogito notarile qualora fosse necessario, no? Se io sono dotato posso firmare tranquillamente con firma digitale. È diversa la firma elettronica. La firma elettronica, nel nostro caso è una firma elettronica avanzata,
rientra nella sfera della contrattazione tra privati, quindi rientra nella sfera dei privati, no? Quindi nella fattispecie, per quanto riguarda il nostro contesto, un contesto immobiliare, i diritti reali, i diritti immobiliari, quindi disciplinati a parte dal codice civile, quindi c'è tutta una norma che ne segue. La firma elettronica avanzata nel nostro caso è una firma che prevede un'autenticazione a due fattori e quindi un'identificazione a distanza del soggetto firmatario. Nel nostro caso, ad esempio, quello che ci caratterizza a differenza magari di altri soggetti, di altri operatori sul mercato, che noi addirittura sigilliamo il processo digitale alla conclusione di esso con una firma digitale, in questo senso, apposta, con una marca temporale digitale apposta da una certification authority nostra partner. Questo perché? Perché rende probatorio tutto il processo, quindi i nostri certificati che rilasciamo possono essere usati in controversia davanti a un giudice e sono a tutti gli effetti probatori. Quindi se devo essere... La questione è questa, a parte l'atto definitivo di compravendita che si fa davanti a un notaio, per tutto il resto questo tipo di firma è opponibile ai terzi. Assolutamente sì, rilasciamo dei certificati firmati digitalmente, tra l'altro, da una certification authority. Questo cosa significa? Significa renderli immutabili da questo punto di vista. Quindi, nel momento in cui c'è una controversia con un cliente, ovviamente il giudice nominerà poi dei periti informatici per andare a verificare bene la firma, il processo se è stato eseguito e da chi è stato firmato, eccetera, eccetera. Paradossalmente, la firma elettronica, in questo caso avanzata, con questo tipo di chiusura e con la firma digitale apposta da una certification authority, è più sicura rispetto a una firma olografa, per ovvi motivi. Ok, quindi insomma ci confermi il fatto che gli agenti immobiliari insomma si stanno adeguando anche all'utilizzo di questo strumento per portare avanti le proprie attività, siano esse legate ad un incarico di vendita più che a una proposta di acquisto. Io sento parecchie esperienze positive in questo ambito. Ma guarda, devo essere sincero, ti porto il feedback dei miei ragazzi che tutti i giorni sentono tantissimi agenti immobiliari. Nell'ultima settimana e anche in questa settimana il sentimento è cambiato, nel senso che gli agenti immobiliari sono molto molto più positivi, vedono la luce in fondo al tunnel e quindi si stanno adoperando per utilizzare molto di più rispetto a prima degli strumenti, nel nostro caso degli strumenti digitali. Quindi questo mi fa molto molto piacere. Vediamo, grazie all'utilizzo ad esempio di questo servizio di firma, che stanno chiudendo tantissimi contratti, ma veramente tanti, io non me l'aspettavo. Quindi dagli incarichi alle proposte, ai preliminari di compravendita. Quindi questo mi fa veramente molto, molto piacere. Ok, e quindi vale anche per il contratto di locazione, giusto? Sì, vale anche per il contratto di locazione. Okay, allora, io poi di locazione con te vorrei parlare dopo. Voglio adesso, insomma, interrogare un po' Luca Pasqualotto, membro del consiglio d'amministrazione, credo anche vicepresidente di Copernico, è corretto, sì, Luca? Corretto. Okay, così non dimentichiamo insomma le medaglie sudate, ecco, lungo il percorso della tua carriera. Allora, Copernico cos'è? Copernico è una struttura flessibile in cui insomma troviamo sia degli uffici, no? Disponibili per utilizzo privato, sia una parte di co-working, sia una parte legata al mondo degli eventi, insomma, quindi tutti quegli spazi in location peraltro molto molto carine. Io su Milano insomma frequento spesso Sassetti, Milano Centrale, oppure la vostra punta di diamante che è Clubhouse Brera, ma so che siete presenti anche a Roma, avete una bella struttura in Piazza Barberini e altre. E come state vivendo, come sta vivendo Copernico questa fase di emergenza sanitaria che in qualche modo vi sta costringendo anche a cambiare le vostre dinamiche operative? Allora, grazie innanzitutto Gerardo degli spunti. Per chi non conoscesse Copernico, come detto giustamente da Gerardo, gestiamo sostanzialmente immobili direzionali sul territorio nazionale. Ad oggi siamo a 12 palazzi, entro la fine dell'anno arriveremo a 18 palazzi gestiti, Milano, Torino, Roma e altre città del centro-nord Italia come Bologna, Varese, Cagliari e Trieste. Quindi andiamo anche in piazze, diciamo, secondarie, non solo Milano. E il nostro modello prevede sostanzialmente di locare il palazzo da un proprietario immobiliare, banca, assicurazione, fondo pensione, privati, e aggiungendo i nostri servizi erogare tutto ciò che veniva ricordato da Gerardo. Quindi
Il nostro modello fa della flessibilità e del offrire agli utenti finali, che siano grandi aziende, piccole aziende, liberi professionisti, delle soluzioni di spazi per lavoro flessibili e chiavi in mano. Quindi noi ci descriviamo come piattaforma per lo smart working da diversi anni, da ben prima di questa, ahimè, emergenza che ci ha colpito tutti. Quindi da questo punto di vista non possiamo nascondere difficoltà, come tutti, insomma, per gestire questa emergenza. Alcuni nostri centri adesso sono occupati da pochi utilizzatori, abbiamo dovuto ridurre alcuni servizi, ma diamo sempre la possibilità di utilizzare i nostri spazi per chi ha la necessità di dare continuità alla propria attività aziendale. Pensiamo alle aziende del settore finanziario, assicurativo, farmaceutico, a tutti coloro che operano con i codici Ateco, che sono garantiti anche in questo periodo di isolamento quarantena, con formule estremamente flessibili. Cosa significa ciò? Significa che in un contesto assolutamente incerto come l'attuale e anche dopo che l'emergenza rientrerà, noi permettiamo e permetteremo a chiunque abbia bisogno di una soluzione lavorativa di poterla, come dire, apprezzare con tempi e costi molto, molto ridotti. Un grande vantaggio delle nostre formule è che includono, oltre alla locazione, che è un concetto ben noto ai nostri ascoltatori, anche tutti quegli altri servizi che poi generalmente vengono demandati all'utilizzatore finale degli spazi. Parliamo di utenze, parliamo di pulizie, parliamo di connettività internet, telefonica, degli arredi, della consulenza presso gli architetti, e non dimentichiamo voi, nostri amici agenti immobiliari, che siete fondamentali nel processo di, come dire, di incontro tra il proprietario dell'immobile e l'utilizzatore dello stesso. State fermando, cioè, se vi capitassero altre occasioni, altri building da sviluppare per queste finalità, insomma, siete pronti? Sì, sì, noi stiamo procedendo, quindi continuiamo la nostra attività, nella quale tra l'altro io sono personalmente coinvolto da sempre e anche in questo momento, e continuiamo nell'attività di consolidamento e ingrandimento del nostro portafoglio immobiliare. Da 12 immobili passiamo a 18, ma nel mentre ne stiamo negoziando altri a Milano e in altre città, perché l'esigenza, il trend di come dire, appoggiarsi a operatori come noi che danno una soluzione ufficio chiavi in mano continua a crescere a livello globale. E ricorderei che la nostra nascita, che risale a circa 10 anni fa, 2010, è avvenuta anche in quella circostanza, in un momento di crisi. In quel caso eravamo ancora nelle conseguenze del picco della crisi finanziaria del 2008, e in quel contesto di grande incertezza, volatilità, la nostra soluzione flessibile è stata quello che cercava il mercato, perché nessuno voleva impegnare capitali nell'acquisto dell'immobile, anche la locazione risultava da un certo punto di vista troppo impegnativa, la locazione tradizionale. Una formula come la nostra, che permette di avere grande flessibilità, ma anche con orizzonti temporali di lungo periodo, ha incontrato i favori del consumatore. Una cosa molto importante: noi non siamo un'alternativa alle agenzie immobiliari, siamo, ritengo, una opportunità per gli agenti immobiliari. Con alcuni collaboriamo da diversi anni e abbiamo le porte e le braccia aperte per lavorare con altri agenti immobiliari. Siamo assolutamente, come dire, aperti da questo punto di vista, perché il nostro prodotto può essere aggiunto rispetto al prodotto immobiliare tradizionale. Okay. E naturalmente non voglio prendere troppo spazio da questo. No, ma guarda, assolutamente. Io peraltro conosco un sacco di agenti immobiliari che utilizzano i vostri spazi co-working in alternativa alle agenzie su strada. Non è un fenomeno limitato negli Stati Uniti, addirittura ci sono reti in franchising che utilizzano il co-working come sedi operative, proprio perché c'è ormai una esigenza di flessibilità decisamente diversa. Una domanda specifica invece su questo periodo: tutta la parte eventi, ristorazioni, spazi comuni dove la prossimità è molto, molto, insomma, frequente e densa,
che cosa insomma dobbiamo aspettarci nel momento in cui il lockdown dovesse venire meno, insomma speriamo presto. Allora, noi abbiamo già definito internamente dei protocolli aziendali per la gestione naturalmente del nostro smart working, dei nostri circa 100 dipendenti collaboratori, ma soprattutto pensiamo ai nostri utenti, ai nostri clienti, noi li chiamiamo copernicani, a chi ogni giorno vive i nostri spazi. E quindi abbiamo implementato delle misure che verranno completate nel momento in cui riapriranno al 100% i nostri palazzi con l'accoglienza, i servizi pre-crisi, diciamo, e questi interventi prevedono delle attività di sanificazione degli ambienti con una frequenza molto maggiore rispetto a prima, delle misure di rispetto degli spazi minimi da garantire alle persone. Quindi, per fare un esempio molto concreto, nelle aree dedicate al co-working, ossia nei grandi open space con postazioni di lavoro condivise, abbiamo aumentato lo spazio tra una scrivania e l'altra per diminuire le interazioni e i possibili contagi. Poi ovviamente monitoreremo l'utilizzo di mascherine, di presidi medici individuali, avremo anche degli strumenti per aiutare la misurazione della temperatura corporea, e quindi implementeremo tutta una serie di attività che permetteranno ai nostri ospiti di essere sicuri che le norme igienico-sanitarie saranno rispettate al 100%. Poi starà ai nostri ospiti, ai copernicani, decidere fino a che punto rimanere in auto-isolamento o meno. Abbiamo visto anche in questo periodo che stiamo vivendo adesso che ci sono diversi modi di interpretare le norme. Ovviamente c'è un minimo sotto il quale non si può andare, in alcune regioni bisogna ancora indossare le mascherine, in altre regioni no, in alcune si può uscire dalla propria abitazione per 200 metri, in altre no. Quelle sono le norme minime. C'è chi poi per propria prudenza, per propria tranquillità, vuole adottare delle misure ancora superiori, e quindi ci saranno persone o aziende che decideranno per un periodo maggiore di non utilizzare certi servizi. E per questo stiamo riformulando alcuni nostri servizi, abbiamo implementato webinar, teleconferenze, e diamo ai nostri clienti anche delle applicazioni, dei software che permettano alle loro realtà di collaborare, come stiamo facendo noi adesso, trovando le soluzioni anche informatiche di servizio all'interno del nostro portafoglio di servizi. Insomma, prima non li avevamo, adesso li abbiamo sviluppati proprio per dare quel miglio in più per chi non è già organizzato per conto proprio. Poi abbiamo aziende che sono enormi, multinazionali, e loro sono già pronte da anni da questo punto di vista. Quindi insieme abbiamo appreso, elaborato questo tipo di offerta. Peraltro so che nella famiglia Copernico, nello specifico in Clubhouse, c'è un'iniziativa molto interessante che si chiama Rinascita Digitale, che è stata messa in piedi in 448 da un vostro membro, se non mi hanno riferito male, e che oltre a un buon sito web ha fornito addirittura ore e ore di apprendimento online gratuito, corretto? È corretto, questo è un esempio molto preciso dei tanti, perché all'interno dei nostri spazi, delle nostre realtà, ospitiamo migliaia di persone ogni giorno, e siamo orgogliosi di aver ospitato all'interno delle nostre strutture queste iniziative spontanee di valore per la comunità. La comunità non solo all'interno dei nostri spazi, ma la comunità in senso allargato, che porta del valore al paese, porta del valore alle aziende, e permette anche in momenti difficili come questo di sfruttare la crisi come un'opportunità per reinventarsi, condividere valore e aiutarsi. La solidarietà tra professionisti, persone e aziende verrà poi ripagata. In tempi migliori ci si ricorderà di questo condividere, di non chiudersi in se stessi, e i risultati saranno un volano positivo per tutti. Certo, grazie mille Luca. Luca Rossetto, allora, noi ieri abbiamo fatto una chiacchierata telefonica non registrata, no? E
e abbiamo condiviso alcuni aspetti, uno su tutti, siamo tornati un po' al rapporto agente immobiliare, portale immobiliare, che voglio dire è sicuramente una relazione di valore, una relazione che funziona molto bene se sei in equilibrio. E tu sei sempre stata una persona molto, molto aperta e molto disponibile nei confronti della categoria. E ieri abbiamo parlato un po' di dati, no? Del fatto che insomma anche realtà come la tua crescono anche grazie ai dati, insomma, disaggregati che vengono forniti dagli agenti immobiliari. E abbiamo parlato anche un po' di restituzione, no? Del fatto che probabilmente soggetti della tua importanza in qualche modo possono restituire in un modo aggregato dati che possano delineare ed aiutare gli agenti immobiliari a capire in che mercato, insomma, ci troviamo ad operare. Non so se ti ho preso in contropiede con questa domanda, ma credo di no. Aspetta che ti apro il microfono perché l'avevo chiuso prima. Ecco, unmute, puoi parlare. No, perché se mi facessi prendere in contropiede su un tema del genere dovrei essere cacciato nell'ignominia per l'incompetenza che, insomma. Allora, no, è assolutamente vero quello che dici, nel senso che da 3 anni noi abbiamo lanciato una cosa che si chiama Casa Lab, che in realtà è l'elaborazione dei dati delle ricerche da parte degli utenti, quindi non dei dati degli agenti immobiliari, per misurare quelle che sono le tendenze e le preferenze attraverso tante dimensioni di chi cerca casa sul nostro portale. Devo dire che questo prodotto, che è basato rigorosamente sull'anonimato e sulle ricerche aggregate dei consumatori, ha fatto un po' fatica a prendere piede, perché mi sembra che esista in alcuni casi una sensazione che il giudizio soggettivo prevalga sui dati oggettivi. Allora, dal mio punto di vista, l'intermediazione immobiliare è un mestiere, una professione, il cui impatto sul PIL stiamo scoprendolo solo adesso, perché qualcuno non se n'era accorto, ma è un impatto gigantesco. Che né una né l'altro, meglio tutte e due. Dal mio punto di vista, la disponibilità per un intermediario immobiliare o per un gestore di portafoglio di immobili, a maggior ragione, di dati oggettivi, ne esalta la professionalità, ne esalta quella parte che una macchina, un software o l'intelligenza artificiale non è assolutamente in grado di sostituire. Il processo di formazione del prezzo da proporre al mercato per la vendita di un appartamento in via Roma 10 a Trieste, certo che è un fatto che alla fine richiede un giudizio soggettivo. Chi vende ha bisogno di soldi, vuole fare in fretta, oppure ha pazienza, ha già un'altra casa, ha già un altro mutuo. Ma il fatto che sapere in quella zona gli immobili di pari taglio, di pari caratteristiche, hanno una certa tendenza, è importante. Quindi totalmente d'accordo. Non c'è nemmeno la porta da sfondare, onestamente. È una cosa che da tempo abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti, abbiamo avuto utilizzatori intensi e altri invece un po' meno attenti a questa cosa, però sì, è il valore del portale. Peraltro su dati che non sono dati che noi ricaviamo dal comportamento dei nostri clienti, cioè degli agenti, dal comportamento del mercato. Il sapere in quale quartiere si concentrano le ricerche a Genova è importante, e sapere che in quel quartiere di Genova le ricerche di bilocali crescono molto rispetto all'anno prima è un fatto altrettanto importante ed è a disposizione dei nostri clienti. Bene, questo insomma penso che sia una cosa nota, ma è bene sottolinearla, perché insomma a volte si tende a dimenticare. Quindi insomma sappiamo che c'è questo strumento che Casa IT mette a disposizione, mettiamolo a frutto, utilizziamolo, perché insomma è lì che si vede poi il valore della partnership, perché bisogna superare un po' il concetto di relazione, no, fornitore e utilizzatore.
qui parliamo di partnership e di una relazione che possa portare del valore concreto, no? Sia al portale per il lavoro che giustamente fa, sia per l'agente immobiliare che insomma si trova a diretto contatto col mercato. E sul mercato restiamo. Diego, volevo approfondire con te un po' il tema delle locazioni. Cosa prevedi, ecco, in ambito di locazioni e soprattutto come Regold può aiutare gli agenti immobiliari per quanto riguarda l'approccio al mercato dei privati? Io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché prima stavate parlando appunto del mercato, no? Di queste previsioni che sono state fatte non da sottoscritto ma da altri enti, e che ho visto, e che tra l'altro in questi giorni ho visto che sono state poi ritoccate un po' al ribasso, vero Gerardo? Mi pare di aver capito che addirittura sono più pessimistiche rispetto a quello che erano le prime previsioni previste, insomma. Guarda, alle 4:30 sarò in una live con FIMA, nella pagina ufficiale FIMA ci sarà Luca Dondi, e insomma chiederemo a lui di tirare i dadi e quindi sentiremo lui cosa dice su questo fronte. Poi mi fai sapere, però, perché io sono affascinato da chi fa questo lavoro e non ci voglio mettere il naso, perché lo fanno da tantissimi anni e ci mancherebbe altro, e sappiamo chi sono e hanno la mia stima. Ma al di là di questo volevo lanciare invece un messaggio positivo, nel senso che una delle esigenze dell'essere umano è quella di avere attraverso i dati la situazione sotto il controllo, no? Quindi questa è un'esigenza primaria, quindi sapere cosa succederà da qui ai prossimi mesi mi mette in fase di gestione dell'ansia, no? Mi metto nei panni di un agente immobiliare che non sapeva, non sa di che morte morire, tra virgolette. Detto questo, io credo anche invece che questi dati in qualche maniera rischiano poi il rovescio della medaglia di mandare ancora di più in depressione. Quindi quello che dico io è quello di usare un sano scetticismo, cioè prendere un po' il distacco da questi dati, perché poi ognuno è artefice del proprio destino. Mi spiego meglio. A me piace prendere sempre una frase che mi hanno spiegato quando andavo a scuola in chimica o in fisica: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, no? Nel senso che il mercato, è vero, scenderanno i numeri, ci mancherebbe altro, anche soprattutto per quanto riguarda le compravendite, quindi la torta, immaginiamoci questa torta, sicuramente avrà un diametro più stretto, no? Però quello che conta è capire l'effetto di questa torta, come vengono ridistribuite all'interno del mercato. Quindi è vero, scenderanno le compravendite, ma la storia ci insegna, ad esempio, che probabilmente le locazioni aumenteranno, no? Perché comunque l'esigenza di una casa è un'esigenza che comunque rimane viva, quindi io non credo che le persone, quando finirà l'emergenza Covid, non cercheranno più casa, assolutamente, anzi, si trasformerà in questo senso il mercato. Quindi perché no? Cogliere questa opportunità, capire bene come sta andando il mercato, e magari per chi, io conosco bene gli agenti immobiliari, so che ogni tanto le locazioni le tengono sempre un po' a parte, no? Non è il core business, lo tengono sempre come business un po' laterale, diciamo così, in secondo piano, quindi magari prendere in considerazione il fatto che invece aumenteranno le locazioni come numero di contratti. Quindi questo è un primo dato. Secondo scenario, è un mio secondo me, ci mancherebbe altro. Secondo me è molto interessante invece capire come si muoveranno i privati. Faccio un esempio: se devo vendere casa mia, io farò fatica a far entrare gente che non conosco, quindi mettere un annuncio da privato e far arrivare in casa mia gente che, insomma, in questo periodo non mi fido. Certo. Quindi secondo me gli agenti immobiliari hanno una grande opportunità di riqualificarsi con delle procedure, con dei protocolli di sicurezza legati alla salute, qualificare ancora di più quello che è il cliente acquirente, o comunque trovare dei protocolli di sicurezza in questo senso per garantire ai venditori, e in questa maniera portare via, riparlo della fetta di mercato, un pochettino di fetta di mercato che in questo momento è in mano ai privati. Questo, secondo me, anche questa è una grandissima opportunità. So che ci sono agenti immobiliari che stanno studiando dei protocolli, si stanno adoperando anche per comprare nebulizzatori, per sanificare gli immobili, mascherine, gel igienizzanti da mettere all'entrata degli immobili da far visitare. Insomma, questo mi fa molto piacere, e vedo che si sono già attivati in questo senso. Ok, bene. Allora, siccome abbiamo due domande specifiche, una per Luca Pasqualotto, c'è un agente immobiliare già proattivo sul pezzo che vuole sapere come contattarvi per proporvi degli immobili che
potenzialmente potrebbero interessarvi. E invece c'è una domanda per Diego da parte di un agente che chiede come funziona la firma elettronica. Mi dite in diretta adesso quali email, non quelle insomma che ricevete voi a casa a mezzanotte, posso indicare per favorire un contatto tra chi ci segue e le vostre aziende? Aspetta che metto la mute, eccolo lì, perfetto. Grazie Gerardo. Per quanto mi riguarda, puoi condividere la mia email lavorativa. Sì. E quindi poi mi possono, o tramite LinkedIn, sì. Visto che già qualcuno mi ha contattato su LinkedIn. Sì, l'ho il prezzo della celebrità, Luca. grazie e quindi ho già accettato i contatti su LinkedIn, direi che è il canale primo per contattarmi. Ove non riuscissero tramite LinkedIn, posso chiedere a te il mio indirizzo e lo do senza problemi. Va bene, magnifico. Molto volentieri, grazie. Grazie. Diego invece, cos'è, info@record.it? Bravissimo. La conosci anche tu, bravissimo, sì. Vedi che sono sul pezzo, mannaggia. Sì, assolutamente. Potete scrivere lì e vi daremo tutte le risposte che cercate. Ok. Allora, con voi ospiti strepitosi, come al solito io cerco sempre di fare una scelta oculata sulla qualità degli ospiti e grazie ancora per essere qui, per la fiducia che mi state dando. Il tempo passa velocemente, che siamo già a 48 minuti di diretta. Io ci tengo a rispettare i tempi perché so che avete anche poi delle call a seguire, eccetera eccetera. Quindi volevo chiudere con una domanda aperta a Luca Rossetto di casa.it, che è questa. Secondo te, Luca, quale lezione portiamo a casa come filiera dei servizi immobiliari da questa situazione proprio legata al Covid? Due lezioni, una generale che vale per tutti i settori, che è quella che siamo molto più interdipendenti di quanto non immaginiamo. La nostra è un'economia fatta di interdipendenze, ma questa situazione di crisi, che non ha messo in crisi un anello, ha messo in crisi l'intera filiera, ci ha fatto scoprire come il valore del sistema prevalga largamente sul valore del singolo pezzo. La seconda cosa è che possiamo fare molte più cose grazie ai servizi e alla tecnologia banale, semplice, a portata di tutti, di quanto non immaginavamo. O meglio, abbiamo scoperto non solo che certe cose si possono fare, ma che vale anche la pena farle, per dedicarci ad altro, che non è soltanto la famiglia, come in questo periodo in tanti casi, ma anche altri aspetti del nostro business che diventano sempre più critici, sempre più cruciali e che nessuna tecnologia può sostituire. Ok, c'è anche un'inclinazione naturale oggi, più di 3 mesi fa, verso una così riscrizione, se vogliamo, anche del processo di lavoro degli agenti, quindi una digitalizzazione che deve necessariamente andare avanti a tappe forzate? Ma guarda, non avremmo mai voluto che un evento come questo, che è un evento planetario ed è uno shock al confronto del quale gli shock petroliferi degli anni 70 e 80 fanno ridere veramente e sono state delle sberle grandi per l'economia, però è sicuramente un propulsore di un percorso di digitalizzazione. Oggi digitale sembra ancora un aggettivo estraneo, ma noi stiamo lavorando in un mondo digitale in questo preciso momento, rendendo l'esperienza di fruizione di contenuti, una chiacchierata, una conversazione estremamente semplice. Dobbiamo togliere questa veste tecnologica a degli strumenti che sono la banalità quotidiana. Ok, grazie. Luca, invece, dal tuo punto di vista, cosa portiamo a casa da questa esperienza, tra virgolette? Luca Pasqualotto. Allora, tante cose. Diciamo, per quanto riguarda noi come Copernico, abbiamo un'occasione in più per stare vicini ai nostri ospiti, alle aziende e capire di cosa hanno realmente bisogno. Abbiamo il vantaggio di avere un osservatorio privilegiato sul mondo delle aziende, ospitandone oltre 500, e quindi con il dialogo continuo che teniamo in questi giorni, in queste settimane, stiamo proprio chiedendo come può migliorare il modo in cui andiamo a soddisfare le loro esigenze. E quindi
quello che ci siamo portati a casa è che comunque la strada intrapresa di sviluppare soluzioni per lo smart working era corretta. Adesso si tratta di spingerla, di farla conoscere meglio e anche farla conoscere nelle accezioni corrette dei termini. In questi giorni si parla spesso di smart working, in realtà quello che noi forzatamente stiamo vivendo è il più telelavoro, che è un po' diverso. Lo smart working parte dal telelavoro, ma rispetto al telelavoro, che significa lavorare in un luogo che non è proprio ufficio con gli ausili tecnologici, lo smart working prevede e richiede anche un cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni e uno stile di leadership che passi dal controllo alla delega, all'autonomia e al risultato. E se ne parla da tanto, adesso è il momento di sperimentarlo. Una persona può essere a casa, può essere in pigiama, può giocare a basket un'ora durante la giornata, non è quello il problema. Se arriva al risultato, lo smart working funziona. E quindi c'è un'evoluzione in atto in altri paesi, in altre culture, magari si è andati più avanti anni fa. In Italia credo che adesso si stia facendo un grande passo avanti in maniera obbligatoria, ma credo che ci saranno benefici per tutti. Certo, grazie mille Luca. Diego, dai, chiudiamo con te che ti abbiamo perso. Vedi un avvicinamento al digitale da parte degli agenti in questo periodo? Io personalmente vedo ancora un po' di resistenza. C'è più un'attesa alla riapertura, pensando che tutto torni come gennaio scorso. Poi ci sono eccellenze che invece sono più portate naturalmente verso il digitale e quindi si stanno attrezzando. Tu che sensazione hai? Veramente 30 secondi che dobbiamo poi chiudere. Io ho la stessa tua sensazione, nel senso che per quello che posso capire io è semplicemente l'utilizzo degli strumenti digitali è semplicemente per il momento che stiamo vivendo adesso. Ho la sensazione che il cervello dimentichi in fretta e che quando poi passerà l'emergenza sanitaria si ritorni un po' tutto come prima. Questo mi auguro che per gli agenti immobiliari non succeda. Bene. Però li conosco bene. Mi auguro, detto, che non succeda. Spero vivamente che sia così. Grazie mille. Allora, 53 minuti di diretta. Grazie a tutti. Abbiamo avuto un picco anche di 120 collegati per essere stati con noi. È sempre un grande piacere. Ci vediamo, insomma, la settimana prossima con una live già programmata. Nel frattempo ringrazio Luca Rossetto di Casa IT. Grazie, Luca, per essere stato con noi. Grazie a voi. Luca Pasqualotto di Copernico, grazie ancora, ci vediamo in Copernico. Grazie Gerardo, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie. Diego Caprigolo, amico mio, ciao, a presto. Viva Reggio. Ciao, un abbraccio a tutti, ciao. Ok, benissimo. Allora, vi ringrazio ancora e vi ricordo che dalle 16:30, praticamente per un'oretta circa, farò da moderatore anche in una live sulla fanpage di FIMA Italia. Ci sarà per l'appunto Santino Taverna, presidente FIMA, Oscar Caironi, presidente FIMA Lombardia, e Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma. Quindi parleremo, insomma, di mercati immobiliari, di segmenti di mercato, insomma, dove sta andando, cosa dobbiamo aspettarci alla ripresa delle attività. Se vi fa piacere, dalle 16:30 per circa 45 minuti sarò lì, insomma, in veste di moderatore. Vi ricordo, insomma, per non perdervi le prossime novità di questa pagina, se non avete ancora messo un like alla fanpage gerardopaterna.com, e vi ricordo anche il mio canale Telegram, dove, insomma, inserisco anticipazioni su tutte le attività in corso per restare sempre collegati, quindi t.me/gerardopaterna.com per essere collegati e inserirvi, insomma, in Telegram. Grazie ancora per tutto, un saluto, buon lavoro, a prestissimo. Ciao.